Ciao ragazze, come state? Spero bene. Ciao a tutte e ciao a tutti. Nuovo video, vlog, nonché barra chiacchiericcio. Come state? Sono tornata in questi video chiacchiericci, aiuto. Ce la faccio a parlare? Non lo so. Perché mi andava a me di fare questi video. Perché, insomma, sappiamo che a me piace fare video su YouTube. L'hanno capito anche altre ragazze qua su YouTube. E niente, allora questo video probabilmente sarà un po' lunghetto, ma spero che vi piaccia lo stesso perché ci tengo a fare altri tipi di spezzettoni di video come quello che avete visto l'altro giorno dove mangiavo il cioccolato che ad alcune non è fatto impazzire più di tanto, ma vabbè, ci sta che non piaccia a tutti vedere una che si mangia il cioccolato, ma vabbè, e niente. Quindi che dire, oggi sono andata un po' a farmi una bella passeggiatina, come Dio comanda, anche col vento che c'è fuori, ma vabbè, pazienza, anche se ho fatto un po' come si può dire, di giri intorno al porto, più tanto no, perché sono andata, per dirci la verità, ho fatto un giro. Giù, ma non più di tanto, ovvero sono andata direttamente come si può dire, all'ufficio imbarcazione di mio zio e nulla. Quindi, che dire? Aspetta un attimo, molto meglio. Ok, no, questa inquadratura fa veramente pietà, però vabbè, non mi piace, ma quella mi tengo. Allora, piccola premessa, già cominciato da un bel po' di tempo il video, mi può piacere questa inquadratura, è in modalità cinema perché sto girando con l'iPhone 15, non più con l'iPhone, con un Android, ma con l'iPhone. Fatemi sapere se vi piace questo tipo di modalità cinema, anche se vabbè, non cambia niente, forse per me o per voi non cambia niente, ma cambierà un po' il tipo di modalità che giro. Ovviamente non è posteriore la telecamera, ma è frontale, quindi mi vedo io e basta. Cioè io, se appare mio nel video, vi saluterà, credo, non lo so, vediamo. Che dire, stavo andando all'ufficio imbarcazione di mio zio e nulla. Alla Petagus, ufficio imbarcazioni, sì, siamo così la Petagus, la barca dei miei zii. Oppure l'altra che è l'altra barca, vabbè. Cosa devo dirvi? Che nulla, sono andata a portare un indumento da palestra per una mia amica, nostra amica di famiglia. E così quando esce che vuole portare i suoi bei tacchetti, può uscire a farsi una bella passeggiata o anche perché no, magari va in discoteca, non si sa mai. E quindi ho deciso di portarle la tuta perché io ho una tuta anzi ne ho ben due o tre, non mi ricordo, mi pare di sì, che a me stanno perché le ho appena comprate, ovvio, ma ce n'era una nell'armadio che era tenuta un bel po' di tempo. L'avevo comprata, messa solo una o due volte di papa, ma le altre, il resto, niente, non le ho più utilizzate le altre volte la tuta. Quindi ho detto, la rimisuro, se non mi va bene, bella pronta per andare a regalarla, a donarla a chi la può usare, la usa e la, come dire, e la. E le va bene soprattutto perché una tuta così dell'Adidas è anche bella, comoda e buona, ma a me non mi sta più, quindi cosa mi tengo una tuta che non mi va più, quindi bella che si è bolognata alla mia amica, alla nostra amica anche, sì. Dico a mia amica perché è un po' come, me la sento come una sorella amica, diciamo, però vabbè, va bene, lo stesso anche nostra amica perché anche mia nonna la conosce. Come anche collega di mio zio, perché lavora con mio zio all'ufficio imbarcazioni e niente. Poi, nulla, volevo far vedere questa tuta, questa cosa qua, questa maglia, e sotto c'è ancora il pantalone della tuta. Qua c'è un piccolo scignone fatto, la cavola, poi non è il scignone, ma è una specie di coda di cavallo. Però vabbè, il trucco è sempre il solito, con questi ciuffi che non mi piacciono per niente, però me li tengo lo stesso.
Il trucco non è nulla di che, perché anzi, l'ho fatto una base leggera, ho messo un po' di BB cream, che dico, il correttore, poi un po' di cipria base luminosa, un po' di protezione solare, anzi, volevo dire più protezione solare ho messo, perché mi sono resa conto che da quando ho questa macchia qui è proprio perché secondo me il sole mi ha macchiato il mento. Ora non ne ho più quasi di nero, però quando vado a togliere i peli ormonali non mi si vedono più, anzi, boh, non so se... Ah, vabbè, tolgo gli occhiali onde evitare che... Come si dice, che vi diano fastidio al riflesso della ring light. Lo potrei anche spegnere, ma secondo me si vede male il mio video. Quindi preferisco che si veda più il mio video, sì, ciao. Come no, il mio viso che non gli occhiali. Però vediamo, proviamo a fare una prova. Non lo so. Voglio fare una prova, vedere se si vede male o bene. Tanto non fare... Anzi, dopo, nell'altra clip, perché farò appunto più video lungo se mi riesce, voglio vedere se si riesce... Vabbè, dopo mostrare dei prodotti beauty, però prima voglio vedere se si vede bene senza la ring light, toh. Sì, si vede bene. Anche perché c'è una luce che dà da questa parte. Quindi va bene così. Posso anche tenere volendo la ring light spenta perché tanto non vi sto mostrando nulla se non che io. E nulla. Cosa dire? Tra un po' vi mostrerò i prodotti e riaccendo la luce. Al momento non vi sto mostrando niente. A parte i trucchi che ho utilizzato, sono sempre gli stessi. Non ho usato fondotinta, ma solo correttore e anche una base bella omogenea per il trucco, ovvero protezione solare, correttore, niente fondotinta, ma se non che, come si dice, non viene a mente, vabbè, la terra, il mascara, un eyeliner che ce l'ho qua, ma è un po' tutto, ma smangiucchiato perché io ho la palpebra, aiuto, oleosa. E mi ha dovuto mettere anche qui il correttore, ma se l'ha mangiucchiato comunque, voi direte come? Non capisco perché ti sei messo il correttore se poi... Anzi, dovrebbe fare meglio il correttore. Sì, ma io dovete sapere, soffro di glaucoma e quindi anche volendo o non volendo mi lacrima l'occhio e mi si diventa tutto una poltiglia l'occhio, una poltiglia. Sì, mi sto curando gli occhi, solo da sapere perché avendo le glaucoma, no comment. Glaucoma è datata da un farmaco che ho preso più là nella mia adolescenza. Mi serviva per stare meglio questo farmaco e quindi ha fatto sì che mi è venuto questo maledettissimo e schifosissimo glaucoma, ma pazienza. A tutto c'è un rimedio, basta non... Anzi, non solo se l'ho sospeso questo farmaco, che mi faceva non solo ingrassare tutto quanto, ma anche l'ho proprio... oltre a sospenderlo, l'ho accantonato. Non lo sto più utilizzando, ne ho cambiato un altro e ora sto meglio. Diciamo la verità, sto meglio e sono più contenta di prima, perché... Vabbè, a parte certi status d'animo che ho, che non voglio guardata né ascoltata perché sembro, come si suol dire, una bimba piccola quando mi comporto male. E già lo sa anche mia nonna che mi sopporta 24 ore su 24 e mi supporta anche. Ne sa qualcosa lei perché non è facile, non sono facili da sopportare. Sì, voi direte, stai facendo la brava? La brava la faccio quando mi pare a me, suol dire. Lo so, non va bene. Ci dobbiamo tutti rispettare a sto mondo, se no questo mondo va, come dite voi, a uno sfascio. Già c'è gente strana in giro per il mondo che si comporta non male di più. Se mi ci metto anche io a rompere le balle, mia nonna non si finisce più. Quindi sto cercando di comportarmi bene con mia nonna, non perché non voglio stare con mia nonna, non è così. Però ho dei momenti no, ho dei momenti no.
E voi direte perché, cosa, come che ti comporti, raga, se sto qua di viene di tutti i colori, non finisce più, perché sì, ho dei scatti di ira, devo dirvi la verità, ho dei scatti di ira e non sono belli per niente, quando sono così sono un po' regressiva, ovvero che sono un po' nel degrado, quando vado a scontrarmi con mia nonna sono un po' monella. Non pensate male. Sì, vabbè, c'è anche da pensare male, perché quando uno dice così, come può dire, si litiga con la nonna. Tutti litighiamo con i nostri genitori, nonni, che Dio si voglia. Però non vuol dire che dobbiamo volerci male e insomma andare allo scontro. Perché tante volte io è quello che faccio, vado allo scontro con mia nonna. E tante altre cose che non sono belle da dire qua su YouTube, ma io non mi porto solo questo, allegria, ma anche, che poi non è allegria, ma è la verità di come sono io nella vita reale. C'è poco da girarci intorno. Sono così, ragazze, prendere e accettare. Poi se dal vivo mi vedete sono tutt'altra cosa, tutta gnè, perché non voglio mostrare nella mia natura, nella mia peggior natura. Preferisco comportarmi bene sia qua su YouTube che anche dal vivo, perché voglio evitare brutte figuracce qua su YouTube. Già, penso che abbiate già conosciuto come sono io di persona, ma anche nella vita reale. Mettiamoci le mani ai capelli, perché sì, non sono tutta rose e fiori come si suol dire. Purtroppo ho dei pro e dei contro con me. Perché mi comporto come tante volte, come appena ribadito prima, come ho detto prima, non ribadito, come ho detto prima, come una bambina piccola. Perché è vero, ragazzi. Ci sono delle volte che potrei anche evitare di comportarmi male, ma perché ho un carattere che anche da piccola non ero facile, non ero tanto. Ero troppo esigente, pretendevo troppo dagli altri, come lo sono adesso, ora. Ma non sono quella che si aspettano gli altri da me. Cosa vuol dire? Che a volte sono intrattabile, questo lo stavo per dire, perché sono intrattabile. E delle volte, come dice mia nonna, ci sono dei giorni e dei momenti che sembra che io non sappia stare con gli altri. Cioè, non sia. Come si può dire? Sì, che pur di attirare l'attenzione faccio qualsiasi cosa pur che gli altri mi diano retta. E questa non è una bella cosa, ragazze, vi assicuro, però è così. E niente. Quindi questo è tutto. Poi c'è il fatto che, vabbè, aperta e chiusa parentesi, adesso mi ho promesso che da qui in avanti, anche se non ce la faccio perché lo so che il mio carattere da così cambia così, sono instabile mentalmente, già ve lo dico, sono instabile e c'ho una brutta cosa io, ovvero non è quello che pensate voi, non ho nessun tumore, nessun cancro, niente, sono solo una ragazza un po' fuori di testa. Però è così, ragazze. Conosco tante ragazze della mia età che purtroppo non hanno una logica in quello che fanno, quello che dicono e viceversa. Se dico a tutte le mie problematiche, qua non ne usciamo più. Sì, è vero, posso essere anche quello che come dite voi, bipolare, ma è la verità. Sì, sono bipolare. Perché sono bipolare? Perché sono nata così, ragazze. Sono nata così, ma ci convivo con le mie malattie, con le mie patologie, ci convivo. Prendo anche dei medicinali per stare meglio con me stessa. Conosco ragazze peggio di me, ma anche meglio di me. Cioè, io mi ritengo fortunata, non fortunatissima, ma quando, con una parte di me sto bene, con l'altra sto male, perché tante volte ho dei momenti di pazzia, come per dire, ma perché dici così, ma perché fai cos'ha, ma perché tante volte reagisci così, perché come si suol dire, ogni azione, come si suol dire in gergo,
medico, eccetera, ma anche in gergo filosofico, ha una conseguenza. E questo è vero. Ad ogni azione c'è una conseguenza. E quindi non so se si dice così o meno, però penso di essermi spiegata che non è tutto quello che luccica quando si vede una ragazza come me che le piace tanto parlare a vanvera, però sta anche riflettendo tante volte, come faccio in questo caso, che rifletto, però anche quando chiedo un consiglio, per esempio, quando rifletto, se chiedo un consiglio lo devo anche mettere in pratica. Non è che lo chiedo poi mi scoccio e faccio gli affari miei, oppure me ne frego altamente anche, non solo. Quindi sto cercando di mettere tante cose in pratica che ancora non sono riuscita bene bene a mettere in pratica. Infatti dovrei cercare di ragionarci su con la testolina mia che mi ritrovo e cercare di capire dove sbaglio e dove non sbaglio. È vero, non tutto quello che io riesco a che vorrei fare riesco a farlo, però vediamo di riuscirci a farlo. Non dico di portare tutto a termine, perché anche io vorrei portare tutte le cose che ci sono da fare a termine, ma la maggior parte delle cose non riesco a portare sempre a termine, un po' perché mi stanco subito, un po' perché la pazienza ce l'ho ma non sempre, e un altro po' perché no comment. Sono strana, ragazze. Lo so, non mi dite che si sia pazza, che ne so, però è questa la verità. Cos'altro volevo dirvi ancora? Ah, sì, che sono stata in questi giorni. Quando è che sono stata? Il sabato o il venerdì? Forse, vabbè, in questa settimana entrante. Sono andata all'estetista. E mi ho fatto la ceretta, lo so che non ve ne frega, però io ve lo dico lo stesso perché siete le mie amiche virtuali. Se caso mai un giorno vi incontrerò e siete le mie amiche virtuali, io vi voglio un bene dell'anima, preziosissimo e calorosissimo soprattutto. Quindi vi racconto di tutto e di più. Allora, questa settimana entrante sono andata entrante, questa settimana che è entrata appena. E anche da aprile a maggio, sì, esatto, tra aprile e maggio, giù di lì o su di lì, come suol dire, sono andata all'estetista a farmi la ceretta, corpo e viso, ceretta totale. Non vi dico quanto ho pagato perché l'estetista varia da estetista a estetista. Quindi, anche se dovessi dirvelo, tanto non credo che molte estetiste guarderanno sto video, però è così, ragazze. Non ho pagato tanto, ma neanche molto. Non so se mi, non credo di essermi spiegata bene, però ho pagato una via di mezzo, insomma. Per me il prezzo era giusto, anzi, certe estetiste sono un po' salate, ma quella in cui sono andata io era molto top. Mi è piaciuta abbastanza. Quindi vi direi che ha avuto una buona mano su di me. Sì, lo so, l'altra che stavo andando era brava, ma mia nonna non era mai contenta. E ho dovuto. Non è che ho deciso io solo per me, ha deciso più mia nonna perché mia nonna che mi amministra i soldi insieme a mio zio. E ho detto no, perché non ritorniamo dalla mia preferita estetista? No, perché non ti fa bene quello, non ti fa bene quell'altro, così è quella tieta. Insomma, tieta, che sarebbe a dire che non mi ha voluto dire perché, insomma, sì, in un certo senso mi ha detto che l'estetista con cui stavamo andando insieme non mi avrebbe fatto tutto bene, un buon lavoro accettabile. Questo è quello che dice mia nonna, le parole testuali di mia nonna, però tutto il resto non vedo dove ha sbagliato l'estetista perché, insomma, non si è accontentata del ciò. Del lavoro che ha fatto la mia estetista. Insomma, boh, ogni vabbè che le nonne sono sempre le nonne, però non ho capito perché non si è accontentata. Perché me ne lasciava solo un lato qua, al lato qua, al lato qua. E perché questi me li tagliava sempre mia nonna, come ha fatto oggi? Che questi peli non me li toglieva solo l'estetista, ma più mia nonna. Ha detto no, così tanto te li toglie tua nonna, quindi
Cioè, io capisco tutto, però almeno la si deve accontentare. Dice, ma perché non te li toglie lei questi? Anche tu però, perché fai così o no? Boh, vabbè. E quindi, che posso dire? Non lo so. Comunque, questo baffetto è tolto non bene, benissimo, mi è piaciuto molto questo baffetto. A parte che mi sono tutta un po' screpolata, ma non importa, tanto poi col sapone quello, non sapone, il latte detergente alle rose, vabbè, non importa, comunque quello della L'Oreal che vi ho fatto vedere un sacco di video. Sì, mi è piaciuto molto e quindi... Mi ha soddisfatto, diciamoci la verità. Mi ha soddisfatto tantissimo col latte detergente. E quindi, perché non dirvi che è molto buono ed è anche molto delicato, soprattutto. Quindi, top, fantastico. Cos'altro volevo dirvi? Non lo so. Boh. Mi sta prendendo un sonno, ragazzi, che non avete idea. Scusate se rido più o meno forzatamente, anche se non dovrei ridere, ma al solito perché non siamo, grazie a Dio, non siamo e non sono in un funerale. Scusatemi il termine, ma è la verità. E quindi sto cercando di sorridervi perché se, ho piacere a fare video, anche se non sono che sto morendo, per modo di dire che vorrei chiudere gli occhi e riposare un po', ma... Ho dei prodotti a farvi vedere perché poi ci vado a cestinare così, proprio a cestinare del tutto. Vado a fare la raccolta differenziata, quindi va bene così. Quindi che dire, ora chiudo questo video oppure vi racconto altre cose, ma questo voleva essere un video piuttosto lungo e quindi lo farò. Lungo. Allora, come profumo stamattina mi sono data quello della farmacia che sarebbe uno che ho col tappo, come si chiama? Col tappo? Vabbè, lo faccio vedere un attimo solo, oppure ve lo... No, aspettate, eccolo qua. Scusate se non ho stoppato, però vabbè. Questo è quello col tappo. Ok, si vede? Sì, si vede. Vedete, questo è quello col tappo. No, non lo vede. Non lo mette a fuoco? Sì che lo mette a fuoco. Perché non dovrebbe metterlo a fuoco? Ah, ecco, così sì che lo metto a fuoco. Mettimi a fuoco. Oh. Questo è quello col tappo gold, non mi viene in mente. Scusate un po' che ci sono, ma vabbè, ci ho messo un po' a dirvi. Oggi sono un po' a rilento parlando, però vabbè. A rallentatore, come dice Gianna Nannini. Però vabbè. Foto romanzo. Ciao. Bello, vero? Questo profumo è una profumazione paradisiaca, non so io, ma non so voi se avete mai provato questo prodotto in farmacia, ma è strepitosamente buono. Allora, ora lo metto qua perché non ho voglia di rimetterlo di su. E niente. Quindi, praticamente... Ho utilizzato gli stessi prodotti che utilizzo per quanto riguarda il make-up, quindi non te li faccio vedere di tutto e di più. Allora. Cosa volevo dirvi? Che praticamente... Oddio, mi sta venendo mal di stomaco, ragazzi, che non avete idea, idea. Già. Così è, ragazzi. È così. E nulla.
A questo punto, ragazze, io direi che vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ma prima di salutarvi, siccome questo video è durato anche troppo, non so quanto sia durato, ma vabbè. Farò un'altra parte, che ne dite? Di questo secondo video, sì. E poi ve la pubblico. Ah, seguitemi, mi raccomando, su Instagram, su TikTok, perché ho visto che non riesco a seguire tutti, purtroppo non ce la faccio. Voglio o non voglio, non riesco a seguirvi, voglio o non riesco a seguirvi perché prima di tutto, ragazze, sapete benissimo che quando sono sempre, quasi sempre su YouTube non riesco ad andare in altri social network, chissà perché. Forse perché mi sono tanto affezionata a YouTube, ma non solo, anche alle altre piattaforme che vabbè. Ci vado quando condivido i video vostri e anche non solo i miei, ma se devo andare per fare i miei ci metto un'eternità perché tre volte devo caricare il video o editarlo o fare cose, quindi lasciamo perdere che è meglio, va. E niente. Già. Oggi a Palau fa un vento, ma un vento, non so quante volte ve lo ripeterò, ma fa un vento veramente schifosissimo. C'è un vento, prima, poco fa, anzi c'è vento tuttora, che cavolo dico, vabbè. C'è un vento che mi si stava portando al porto. Pensate voi se vado ancora più là del porto, mi ci butto a mare, fa prima. Perché è troppo forte, veramente, troppo forte nel senso davvero della parola che... Non va bene, non va bene per niente sto vento. Ma avrebbe. Ma... Scusate, ma ve l'ho detto, ho sonno, quindi io... No, ma non chiudo il video, finché non vi ho detto di tutto e di più, nel senso, finché non ho fatto una bella chiacchieratona di quella solenne, non vi mollo. Non perché non voglio lasciarvi in pace o altro, perché non vi voglio. Non vi voglio sottomettere, brutto sottomettere, insomma, perché mi piace farvi compagnia e farmi compagnia a voi e io a voi. E voi a me soprattutto, ecco cosa volevo dirvi. Cos'altro volevo dirvi? Non mi ricordo più. Complimenti. L'astuccio, come si chiama, no? Questo... Come si chiama? Sì, insomma. Questo portafoglio mi sta piacendo un sacco. Peccato che si è rotto nella cerniera della... Vi faccio vedere, aspettate. Qua. Qui si è tutto rotto. Vedete che si è rotto qua. La cernierina non vi è più. Vedete? Che mal di stomaco che mi sta venendo, mal di stomaco tremendo, ma vabbè. E anche se mi dite magna, 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 io non magno sempre. Però quando ho mal di stomaco, poi prima di tutto, buona, c'è chi non ha capito, delle persone un po' allucinanti che mi parlano senza sapere perché io mangio a continuazione, non perché voglio mangiare e ingozzarmi, no. Ma neanche per le balle. Vorrei mangiare e ogni tanto mi tocca mangiare qualche dolcetto o non so, qualche stupidata. Perché sto prendendo delle medicine che non mi permettono di. Che mi permettono di un po' di trattenermi dagli effetti che ho io allucinante, dagli stati d'animo che ho. Cioè, io praticamente sto prendendo uno stabilizzatore dell'umore, perché chi non lo sa, ora lo sapete, e quello mi dà mal di stomaco. Poi sto prendendo un calmante che è molto potente, ovvero potente per modo di dire che mi calma quando sono o scatti, proprio dire quelli brutti da vedere. Non è che chissà cosa faccio, però mi assicuro che non sono bella quando ho scatti di ira. Poi prendo uno per, insomma. Non so come dirvelo, insomma, prendere medicinali che, insomma, che mi trattengono un po' dalla mia fuori di testa che sono io, esatto. Quindi lo stabilizzatore ultimo lo prendo per quel motivo,
perché devo stare bene e anche perché non voglio avere fuori di testa che sono io. Come si può dire? Quando ho stati di danni, stati malumore, così, come si può dire? Sbalzi d'umore, mi tocca prendere, anzi, sto prendendo mattina e sera, uno stabilizzatore di umore, che tanto lo sanno tutti qual è, e poi anche i farmacisti che mi vedono sempre ogni tanto in tanto andare in farmacia, prendo questo stabilizzatore dell'umore e anche altri sarebbero, non ve li posso dire ragazzi, comunque già ci siamo capiti quali sono, perché non tutti abbiamo questi stabilizzatori dell'umore, non tutti li prendiamo. Io li prendo perché devo avere meno sbalzi di umore, però prendo anche uno che è come se fosse quasi, non dico un sonnifero, ma quasi come, anzi, dovrebbe essere addirittura un, non dico un sedativo, un qualcosa che seda e placa la mia ira. La mia ira, come posso dire? La mia ira che fa un po' fuori di testa. Ecco perché vi dico ragazze, non sono tutte rose e fiori quella che vedete voi, però sono un'altra persona, cambio così a così. Voi direte, ma allora come fai a essere così calma su YouTube? Perché non voglio dare all'occhio che io sono una pazza scatenata, ecco perché. Sì, potrei sembrare una pazza scatenata in certi video quando vi dico non date retta alle persone che giudicano per quello che c'è dietro a un YouTuber, a un creator, content creator, perché vedete solo parte della sua vita, non vedete tutto, lo dicono migliaia di YouTuber, sì, lo so, è una frase fatta, ma tutti dicono che la stessa cosa, che cioè, vedete solo i spezzettoni di una parte della mia vita, non vedete tutto, non vedete quando gli faccio scatti di ira bruttissimi che sono veramente inguardabili, o quando faccio anche dico delle brutte cose che sono inimmaginabili dalla mia bocca e dai miei occhi fuori dell'orbita, però lì sì che sono una vera pazza e non c'è da scherzare. Voi direte, ma sei così cattiva? Anche peggio, ragazza, anche peggio. Quindi ragazze, ecco perché molti dico, non vi fidate del lupo vestito d'agnello, perché non è così, ragazze. Non tutto quello che si vede su YouTube o anche nella realtà è bello, perché non è così, ragazze. Non è così e basta. Voi direte, ma dai, sorridi che la vita ti sorride. Sì, va bene, ok, tutto quello che volete voi, però c'è a tutto, come suol dire, un limite. Non parlo adesso della gente che commenta senza rispetto, però senza rispetto. Ma c'è anche, commento anche la. Cioè, io reagisco anche ai commenti che mi fanno la gente dicendomi: magna, magna, tanto dimagrisci, tanto non dimagrisci, non so come era il commento, una cosa del genere. Mi direte adesso, non dare retta alla gente che non ti conosce. Sì, è vero, però non ci rimango manco più male, se lo volete sapere, però mi dà fastidio, ma fino a un certo punto, perché tanto so che non mi conoscono certa gente qua su YouTube, a partire da quelli senza profilo, già si sa chi sono, e anche quelli che hanno un profilo un po' sfocato, perché io li vedo attraverso i commenti quando mi scrivono magna magna, tanto no, tempo di dimagrire o cose simili, comunque da comment, e quindi evito di parlare di cose che tanto lo so che vado a dare pubblicità e visibilità alla gente proprio pessima e cattiva di cuore, perché quello che so che sono la gente strana. E quindi nulla, ragazze, non vedo perché devo dare soddisfazione di vedermi triste, perché non sono triste, sono molto serena. Già. Niente, questo era tutto. Come a Twitter già ve l'ho fatto vedere, ve la faccio rivedere. È questo qua. Scusate, ma è questo qua. Col cappuccio. Sotto c'è il pantalone della tuta, però vabbè.
Le mie scarpe sono sempre quelle della Nike. E nulla. Sono sempre quelle che sono a un passo da me, vicino al letto. Tra il letto, il comodino e il muro della mia camera. Quindi vabbè. Quelle fucsia barra nere con l'icona della Nike. Comunque già avete capito quali sono. E nulla. Questo è quanto. Bene. Ora veramente vi saluto perché nel prossimo video avrò da girare il video dei prodotti finiti. Ne sono pochi, ma alcuni mi sono veramente piaciuti. Dico alcuni perché non mi ricordo cosa ho messo e sono sincera, non mi ricordo cosa ho messo. Forse qualcosa mi ricordo, ma non del tutto. Quindi state sintonizzati nel prossimo video perché ve lo pubblico subito dopo di questo, o forse prima, non lo so. Mamma mia, il fantasma entra sempre. Ragazzi, mia. Non avete capito nulla, ragazze. Non voi, io. Entra sempre mia nonna a farmi spaventare, come sempre, ma va bene. È vero che non sono sola, ma c'è mia nonna, ma c'è modi e modi di entrare, voi non lo so. No, non mi dite di chiudermi in camera perché non esiste proprio. Se mi starete chiedendo, ma non te lo puoi chiudere in camera? No. Io mio nonno ci diceva di tutto e di più, ma vabbè. Aspettate un secondo, ragazzi, aspettate un attimo. Allora, intanto li metto così. Così vedete che vado a chiudere bene. Sì, lo so, quel buco di là l'ho fatto io quando lo sono andato a finire. Ecco fatto. Se mi state chiedendo perché ho dato un calcio alla porta, perché sì, perché sono questa io, ragazze. Anche se vabbè, non credo che taglierò nulla di questo video. E se lo taglio perché non mi piace vedere come sono io realmente, ma vabbè, probabile che non lo taglio. Vediamo. E niente, intanto boh. Non mi chiedete perché mi hanno entrata lì, no, ma perché non ne ho idea perché si è entrata lì, boh. Non ho idea perché si è entrata in camera mia, anzi. È uscita subito, però volevo ascoltare cosa stessi dicendo. Io mi chiedo che cavolo gliene frega a lei di cosa dico. Cosa volete che dico? Però ho detto la verità che sono quella che sono, ovvero che sono bipolare. Cosa ho detto di male? Non ho detto nulla di male. Adesso ci sarà gente che dirà ma vai a lavorare, ma vai a zappare e così, eccola. Che me ne può fregare meno della gente che neanche che non c'è un cavolo da fare dalla mattina alla sera? Nulla, quindi va bene così. Cioè, la gente è sempre da criticare, ma anche Gesù Cristo era criticato. Cosa credete? Anche Gesù Cristo era criticato, ma molto criticato. Infatti, Gesù Cristo è morto per noi in croce proprio per salvarci. Dai monelli che siamo noi, da alcuni ingiusti che siamo noi. È morto proprio per salvarci. Però boh. Sì, se mi chiedete se sei cristiana, non vi rispondo, ragazze, perché oggigiorno con internet non si sa mai. Comunque, non è che sono proprio cristiana, però ho dei momenti che vorrei essere buddista, ma non ne ho idea. Perché non è che credo nel Buddha, non so, non saprei neanche io. È che però quando faccio yoga, perché lo faccio in privato, non lo faccio diretta su YouTube, perché potrei nuocere a qualcuno, ovvero pastarmi a qualcuno, perché le pose sullo yoga non si scherza. Se devo fare yoga fatto bene, preferisco farmi seguire da una, ma altrimenti se lo voglio fare da sola, lo faccio senza fare video su YouTube.
o se no voglio fare video su YouTube, cambierò idea tra qualche momento, non lo so, vediamo. Per il momento preferisco fare yoga per i fattacci miei, altrimenti no, preferisco inserirmi in qualche gruppo di yoga qua a Palau, non lo so, vediamo. Già, e questo è quanto. Così è. Comunque, se vedete sfocato di dietro, vi ho appena accennato da prima, vi ho appena detto da prima Italia con questo accennare, con questa cosa qua, che ho messo la modalità cinema. Allora, mia nonna prima era in bagno, ecco perché è venuta a vedere cosa stessi dicendo e cosa stessi parlando. Ed è per questo che volevo assicurarsi che non stessi dicendo fesserie. Spero di non avervi detto fesserie realmente, perché altrimenti non lo so come posso fare. Però mi sono voluta aprire a voi, come posso meglio spiegarvi. Ho voluto fare un po' di esperienza, darvi la mia esperienza inerente a quello che sono io, a come sono fatta io, al mio carattere, al mio modo di essere e al mio modo di come capisco io le cose. Perché anche quando libro lì, anche quando aiuto, anche quando leggo libri o studio qualcosa, anche se non sto più nella scuola, non ho fatto manco l'università, se è per questo, però. Sì, ragazze, quando leggo qualcosa la capisco, ma come si suol dire, se non ci siamo capiti, anche se non l'ho detto ancora, ho il disturbo anche dell'attenzione, oltre che sono bipolare, c'ho il disturbo dell'attenzione. Cosa vuol dire? Che come hanno pensato alcune, ma lei è disturbata. Non è che sono disturbata, è che a scuola non mi concentravo come dovevo, perché appunto ho il disturbo dell'attenzione. Non è che non so solo ascoltare, quando ascolto, ascolto qualcosa che piace a me, ma più di tanto non riesco ad ascoltare. Quindi non so come si chiama questo qua. Concentrazione, mi pare di sì, una cosa del genere. Comunque Valerio Rossi, qualcosa del genere, o Rosso, non so come si chiama. Un psichiatra che seguo intanto qua su YouTube, un psichiatra, sì, lui lo dovrebbe sapere che cos'è questa patologia che alcuni di noi, o come me, altri hanno. Il disturbo dell'attenzione equivale a non essere concentrati in quello che si deve leggere, eccetera, eccetera. Adesso non so come spiegarvelo, però. È quello il disturbo dell'attenzione, non capire quello che si dice o non capire quello che si fa o che si, insomma, un po' di tutto. Io per questo che c'ho quello che ho, che c'ho un po' di piccioli, come si può dire in siciliano, un po' di soldini, perché non posso lavorare, anzi sto facendo, anzi dovrei fare intanto io che lavoro socialmente utile, però non so quando daranno il bando qua al comune di Palau, e quindi forza di cose che mi tocca aspettare. Non so neanche se lo farò mai questo, anzi in tempi diversi da questo di quando facevo video su YouTube. Prima di fare video su YouTube facevo un sacco di lavori socialmente utili, dall'archiviazione del computer alle biblioteca per, insomma, come guida turistica, ma non più di tanto, perché l'inglese sono un po' scarsa, ma non importa. Quello che so, quello che non so, cicciamen, pazienza. Perché ho anche studiato un po' alle superiori. Sì, ho studiato in maniera elementare, non più di tanto, però qualcosa l'ho appresa, sono riuscita ad apprenderla, a capirla. Inerente invece ai corsi di studio che ho fatto, scorsi, alla frequentazione che ho avuto, il PF Magnum di Santa Teresa di Gallura, ovvero il turistico. Lì ho fatto un sacco di materie, dall'inglese,
quello Londra, l'inglese, normale, non quello americano, Londra. Sarebbe, non sono stata a Londra, ovvero ho studiato l'inglese, il semplice inglese. Poi il francese, il tedesco no, perché non c'è, non so dove lo possono imparare, perché a meno che non ti applichi tramite internet. Oppure come dire, ho studiato storia dell'arte, inglese, francese e altro nulla, a parte fare tanta ginnastica quando ero alle scuole superiori. Il resto, economia aziendale, come sempre, e tour operator, perché lì era per il tour operator, lì a Santa Teresa di Allura. Quindi sono una specie di tour operator, per tanto per dirla, perché chi va alla scuola di Santa Teresa, a un turistico, a un'alberghiera, tipo come il turistico, dovrebbe sapere qualche lingua, qualche tipo di lingua, tipo, che ne so, sì, le lingue, come l'inglese, come il tedesco, lo spagnolo e via discorrendo, e anche il francese. Io il francese non lo so come si suol dire a pane e a formaggio, non si suol dire. Detto in modo papale, non lo so proprio bene, benissimo, però un po' me la cavo, non molto, ma in maniera elementare, diciamo che lo so, il francese. Qualcosa la capisco, qualche altra cosa, non tanto. Se invece lo ascolto tramite make-up, qualcosa la capisco, ma non del tutto, perché purtroppo sono di nuovo arrugginita come sempre. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Mentre per quanto riguarda l'inglese, anche lì sono un po' arrugginita lo stesso. Perché? Perché l'inglese, un po' perché ho avuto un po' un rifiuto in famiglia, perché mio padre, volete o non volete, si è lasciato con un'altra, con mia madre, ovviamente, per mettersi con un'altra donna. E lì, quando ha detto tu hai questo, tu hai quell'altro, lo sai così, cos'è, cos'è, e insomma, per non dire troppo intorno. Tu hai una sorella e un fratello, ma non da parte di mia madre. Quindi lì mi sono un po' girate le palle. Ho detto, io non parlerò più inglese con te. Perché? Perché, come voi sapete, anzi come voglio sapere io da mio padre, ho captato una brutta notizia da lui, ho capito, ho sentito una brutta notizia da lui che non piaceva all'epoca, quando ero bambina. E quindi cosa ho detto? No, non mi interessa più parlare inglese con te, non voglio più sapere nulla. E da lì mi si è bloccata il genio di. Perché ero da bambina che io lo sapevo l'inglese, proprio da appena 4-5 anni che mia madre e mio padre mi insegnarono a parlare inglese, proprio piccolissimo. Poi finché un giorno ho appreso la notizia che mio padre stava con un'altra donna. Lì sono diventata una bestia di quelle feroci. Si batteva da tutte le parti, insomma, ne ha fatto di chiasso un giorno. E ho detto no, io lì non ne voglio più sapere nulla dell'inglese. E quindi ho detto, ma perché devo per forza fare l'inglese se poi mi devo sentire avvilita per mio padre che si è lasciato con mia madre? E quindi no comment. Ecco perché sono arrugginita in inglese, lo so, ma lo capisco un po', lo riesco a parlare, ma dopo un po' mi blocco, dopo qualche secondo più mi blocco, perché certe cose le riesco a capire, ma molte faccio difficoltà non a parlare, proprio a concepire il discorso di ciò che si sta dicendo. Non in tutto, qualcosina la capisco come ho ribadito prima in maniera elementare, però qualcosa mi riesce di capirla. Non tutto, ma qualcosa sì. Francese stessa cosa. Il tedesco no comment, perché anche lì va bene lo stesso. Mia madre aveva 8 in inglese e 9 in tedesco, se non erro, sì, quando era ragazzina. Mia madre sì, sapeva benissimo il tedesco quando una signora le fece lezioni di tedesco, appunto. E poi a scuola andava top, bene, benissimo. Quindi per me mia madre è stata una maestra, non di più, ma di più ancora, insomma, di vita, perché è stata brava, mi ha insegnato tante cose e mi ha insegnato soprattutto a capire cos'è le cose che hanno senso nella vita. Già.
Quindi, ragazze e ragazzi, abbiate cura di voi e amatevi per quello che siete, anche se avete difetti mentali o non mentali, non c'entra niente, l'importante è quello che siete voi dentro. Non vi abbattete come faccio io sempre al primo ostacolo, cercate di andare oltre l'ostacolo, anche se è più forte o più difficile di quanto sembra. Io a volte mi abbatto per nulla e lo dico veramente in prima persona. Mi abbatto per qualsiasi cosa, non so perché. Non ce la faccio e mi abbatto. Non vi posso dire niente. Quindi non vi scoraggiate, come dicono, come, sì, lo so, è una frase fatta, ma è vero. Non fate come me, perché io molte volte mi scoraggio, anzi, mio nonno mi dà una spinta in più, uno spronamento in più, a volte me lo fa un po' in maniera brusca, ma come si suol dire, come dicono i nonni di un'epoca fa, è per il nostro bene. Perché se voi cercate di, come si dice, di abbattervi in cose che non ce ne bisogno. Veramente non ce la fate davvero, ma secondo me ce la fate lo stesso, anche perché sono sicura che dietro di voi o a fianco a voi c'è qualcuno che vi aiuta, che vi vuole bene, vi ama tanto e che vi sosterrà sempre e per sempre. Io ve lo dico perché veramente vi voglio bene e mi commuovete quando mi commentate i miei video. E veramente siete speciali per me. Ciao. Comunque, a parte questo, parliamo di cose più allegre perché vi ho parlato di tutte le mie cose. Cosa volevo dirvi? Come make-up, a parte il make-up, mi piace molto il make-up, quello oltre che quello leggero, anche quello più pesante. Non parlo di pesante come quello da carnevale, no. Anche il make-up, quello per andare in discoteca con i brillantini, con gli strass, non so come si dice. Comunque, quelle palette che c'è Natasha Denona, che io non mi potrò mai comprare, ma c'ho Make-up Revolution che mi dà la stessa soddisfazione. Non sono simili uguali a Natasha Denona, perché sarebbe un'offesa a Natasha Denona, però mi accontento anche io del poco, anzi, sto imparando, come si suol dire, ad accontentarmi del poco. Poi, come altro make-up che mi piace, mettiamo tanto mascara, ma non tantissimo fino a farle diventare effetto ragno. Però un mascara, una passata lunga, una lunga si fa per dire, una sola passatina. Io ne do una sola perché ho già le ciglia molto folte. Sì, lo so, è sbagliato. Bisogna andare almeno doppie passate, almeno una o due passate di mascara ed è top, ed è fantastico. Ma io ne do una perché già mi impiastriccio di mio, mi sporco. Però è bello anche darsene due passate di mascara sulle ciglia. Poi mi piace farmi queste belle sopracciglia, che ovviamente quando sono struccate, sì, è brutto da dire, ma non me le posso vedere, però mi piace lo stesso, devo dire la verità, mi piace lo stesso anche quando sono un po' struccata, tanto per far respirarci, anzi per farmi respirare di più la pelle. Parliamo a singolare che è meglio. Scusate se prendo la voce, sto perdendo. Comunque, tra mascara, blush, correttore, protezione, ricordiamoci sempre la protezione solare, ragazzi, è importante, perché se non abbiamo quella ci friggiamo come delle patatine fritte o come una cotoletta fritta. Questo non lo vogliamo, vero? Già. Cos'altro dirvi? Che a parte quello, mi piace la musica latinoamericana come Enrico Iglesias, come Britney Spears, come Carlos Santana, che è sfinato De Corazon, troppo bello quella canzone. E anche un'altra canzone che piace molto a Clio, che ho visto nel suo video, ho sentito, sempre di Carlos Santana, e un'altra canzone sempre con un suo collaboratore, adesso non mi ricordo come si chiama,
Ma ci siamo capiti, almeno credo io. Non ve la posso far sentire se non mi fa subito copyright e non mi va. Però credo che abbiate capito. Chi segue molto Clio, chi è assidua del canale di Clio, credo che abbia capito di chi parlo, di quale canzone parlo. Se andate a vedere Turk and Caicos, mi pare che sia, se non erro, un video di Clio che andava ad ascoltare, appunto, Carlo Santana. E mi pare che c'era proprio quel vlog che si chiamò Turk and Caicos, come si chiama? Non mi ricordo il video, comunque una cosa del genere. Andavano in quei posti là, bellissimi, straordinari, però vabbè, comunque tutto un altro discorso, comunque lì. E niente, poi cosa vi stavo dicendo? Non mi ricordo. Ah sì, Carlo Santana, Enrique Iglesias, quello l'ho già detto, vabbè. Vabbè, Elvis Presley è troppo bello come cantante, bello per il modo di dire che sì, oltre che bello, le canzoni sono favolose. Non mi piacciono tutte perché non le ascolto tutte, a parte quello, come canzone preferita di Elvis Presley, non me ne vogliate le fan di Elvis Presley, ma io la mia preferita è Girl of Rock, sì, quella bellissima, adoro. E poi John, immagino di John. Sì, John Lennon, non mi ricordo, comunque una cosa del genere. Imagine. E quella lì è troppo bella, quella canzone. La canta a Natale oppure Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, esatto. Di quel cantante che avete capito. Merry Christmas for my All My Heart, per una cosa del genere, mi ricordo. Comunque, siamo capite. Sono tante le canzoni che mi piacciono. Non faccio le immagini né niente, ma penso che ci siamo, che avete capito qual è. Poi, Toto Cutugno, per si chiama, non mi ricordo come era. Sì, Toto Cutugno, sono l'italiano vero. Bella quella canzone, strepitosa. Qualche altro? E poi basta, credo di aver finito, a parte Giorgia, Laura e Pausini, che sono tutte e due delle donne splendide, che più splendide di così non si può, e meravigliose. Cioè, poi Elisa, troppo brava, non è Elisa True Crime, vabbè, a parte quella, la seguo di tanto in tanto, è Elisa la cantante, poi c'è Gaia Guzzi, di Scega, bellissima Scega, la canzone. Oltre a Shega che c'è? No, non è Shega, un'altra. Vabbè, comunque ci siamo capiti. Gaia è un'altra, che è Gaia Galeazzo, che è quella canzone là, Vieni con me. Esatto, quell'altra. Oppure, non lo so, Britney Spears, l'ho già detto, sì. Neck. Cesare Cremonini. Tutte le canzoni bellissime, basta, non ve ne dico altro, se no non finiamo più. Bene. Cos'altro volevo dirvi? Mi piace anche colorare, disegnare, ragazze mie. E anche scrivere sul diario segreto che c'ho. Lo so, è un po' infantile, ma per quanto riguarda me, che sono un po' particolare io, perché sono particolare, già non so che l'avete capito, mi piace scrivere su, avere un'agenda dove scrivere sia le mie giornate che dedico a YouTube, ma non solo, le giornate che mi organizzo io per avere la settimana incasinata, e mi seguo io tutte le mie caratteristiche. Le caratteristiche della mia giornata, tipo oggi devo andare a prendere il pane, il latte, buttare la spazzatura, o non lo so, fare la spesa, o palestra, tutte queste robe me le scrivo automaticamente dentro un'agenda, non so dove l'ho messa, ma vabbè, perché ce l'ho in sala. Comunque, tutte cose che mi gratificano la mia giornata.
E anche fine giornata. Bene. Ciao ragazze. A dopo il prossimo video, perché sennò non finisco veramente più. Ciao, like, commento, attivate la campanella. E se vi iscrivete, grazie ancora. Ciao.